Avrei preferito veramente essere, credimi, il peggiore in campo e vincere la partita. Perché sapevamo quanto fosse importante oggi. E per fortuna adesso martedì ce n'è subito un'altra altrettanto importante, quindi dovremo essere bravi in poco tempo, in 3 giorni, a prepararci bene per martedì, perché martedì sarà un'altra partita più o meno sulla falsariga di questa, e dovremo essere bravi per andare a fermo contro una squadra comunque che è a pari punti nostro, e per andare a fare il risultato. Il gol come l'hai visto? È ideale. Allora, sicuramente ti dico la verità, l'ho visto una volta sola, quindi non. Sicuramente l'attaccante loro è stato bravo a buttarsi sul primo palo, poi la cosa che dispiace comunque era una cosa che noi sapevamo che loro avevano questa soluzione, però ti ripeto, l'ho visto solo una volta, quindi non è che posso dirti più di tanto, dovrei rivederlo anche meglio, ecco. Filippo, cosa manca a questo Teramo per fare punti, muovere la classifica, insomma raggiungere l'obiettivo della salvezza? La continuità, perché comunque abbiamo dimostrato anche, faccio l'esempio della vittoria a Viterbo, la vittoria col Grosseto, la vittoria con la Lucchese, comunque che siamo stati molto bravi in quelle partite a vincere, a portarle a casa, il pareggio di Gubbio che eravamo sotto 2-0. E sicuramente quello che è mancato è un po' la continuità di rendimento nei risultati. E Filippo, quando avete avuto 6 punti di vantaggio sulla zona play-out, non credi che inconsciamente a livello mentale c'è stato un po' un rilassamento? Hai percepito questo? No, assolutamente no. No, non ho percepito nessun tipo di rilassamento, sinceramente non l'ho mai percepito da quando sono arrivato, un momento di rilassamento, perché comunque ci siamo sempre allenati al massimo, ma veramente bene. E poi dopo dispiace che nelle ultime 2 partite abbiamo portato a casa 0 punti, ne mancano 7. Sono 7 finali, sono 21 punti. E bisogna andare su ogni partita, in casa, in trasferta, veramente col coltello tra i denti. Bisogna. Ora veramente sono 7 finali. Sono 7 finali e a partire da martedì c'è solo una cosa da fare, martellare. Però sono 7 finali, però prima il mister. Quella di martedì l'ha definita una finalissima, perché non è una gara come le altre 6 che restano. Forse anche solo per il fatto che cronologicamente viene prima. Sì, certo, ma come ti ho detto io prima, comunque andiamo in una. Abbiamo una trasferta contro una squadra che ha i nostri stessi punti. Quindi, per forza di cose, è una finalissima. Come dopo sarà una finalissima col Pescara, con l'Olbia e via dicendo. Però sicuramente martedì è la prima finalissima. Può essere un video secondo te? Guarda. Intendo il video tra salvezza e play-out. Eh? Ok. Quello non te lo so dire sinceramente. So solo che, come ti dicevo adesso, di tutte queste 7 partite che mancano, ogni partita ha una valenza super importante, martedì sicuramente ancora di più. Però, come ti ho detto prima, sono 7 finali, bisogna pensare di partita in partita
battagliare e portare a casa risultati. C'era questa media punti che sarà un po' sistemata in casa da inizio anno, sì. Però questo KO insomma un po' la riabbassa un po', secondo te perché erano stenta, paradossalmente in casa che invece dovrebbe rendere di più, perché in casa per antonomasia luogo fortino delle squadre che sì. Allora, nelle ultime partite in casa comunque avevamo fatto, tranne la partita col Modena e il pareggio comunque con la Pistoiese che rimane amaro, ma lì la prestazione c'era stata alla grande. E poi col Modena in casa avevamo perso, era sempre comunque la prima in classifica, avevamo fatto anche lì secondo me un'ottima prestazione. Poi eravamo stati bravi a vincere col Grosseto, con la Lucchese, comunque le nostre partite le avevamo portate a casa. Sicuramente dispiace ancora di più perdere in casa, perché comunque, come hai detto bene tu, deve essere il fortino. Dispiace per i nostri tifosi che ci hanno incitato per 100 minuti, però ormai che sia casa o trasferta, l'unica cosa da fare è fare punti. Sono altre 4 da giocare in casa. Certo. Quindi è una cosa positiva. Certo. Quindi oltre alla sconfitta per oggi è mancata un po' la prestazione della squadra, quindi da giustificare anche un po' l'atteggiamento della curva, dei tifosi che hanno perso un pochino la pazienza nel finale. Li giustifichi? Sì, no, ma io capisco benissimo il loro stato d'animo. Ma come sono delusi loro, siamo delusissimi noi oggi della prestazione. Anzi, hanno dimostrato di incitarci per 95-97 minuti. Poi è normale essere oggi, essere arrabbiati, essere delusi. Però in questo momento, come ti ho detto prima, abbiamo la fortuna di giocare tra 3 giorni. Quindi penso sia il momento adesso di capire noi gli errori che sono stati fatti oggi, resettarli e prepararci per martedì, che sarà una battaglia.